Siamo con Padre Sebastian, superiore generale dei missionari della Carità Contemplativi, ordine cofondato con Madre Teresa di Calcutta nel 1979. Padre Sebastian, cosa le è rimasto di più di Madre Teresa di Calcutta? Cosa le ha colpito della persona di Madre Teresa di Calcutta? È difficile raccontare in un minuto quello che ha colpito la vita mia con lei, 30 anni. Comunque, come tutti i santi che hanno qualche cosa di, diciamo, di dire, la fede sua era così semplice ma così forte. Lei credeva quello che Gesù ha detto nel Vangelo, perché il Vangelo che è stato la sua vita, cristocentrico della vita sua, questo uno. Da quello è nato tutto, perché quando Gesù, lei era totalmente dato a Gesù come sposa di Cristo, allora da quel rapporto che lei, l'intimità con Gesù, tutto uscito. Dopo Gesù che comandava, non era più Madre Teresa che comandava. Gesù cominciò a comandarla, fare le cose ordinarie con amore straordinario. Allora lei ha deciso di fare, non vivere domani o ieri, ma vivere oggi. Quello che parlerò più adesso è qualcosa di questo tipo. Allora è importante anche la convinzione. Dopo lei era convinta che meglio accendere una candela che maledire il buio. Significa che quando vede qualcosa che non va bene, non è che accusa gli altri o dice o lamentare o mormorare, ma fare quello che poteva fare. E lei sempre faceva così. Allora, questo è importante per tutti noi. E non chiediamo che cosa fanno gli altri, che cosa posso fare io. Siamo con il cantautore Michele Paolicelli, autore del musical La Matilda di Dio, Madre Teresa di Calcutta. Quanto è importante oggi, ecco, parlare di amore di Madre Teresa di Calcutta? È tanto importante perché ce n'è proprio tanto bisogno in questo periodo storico, così un po' anche, diciamo, decadente sotto certi punti di vista, soprattutto spirituale, la figura e la testimonianza e ciò che ha lasciato Madre Teresa è fondamentale per proseguire a sperare, sì, a sperare, insomma, in qualcosa di più bello. Io devo dire la verità, Madre Teresa l'ho sempre considerata qualcosa di speciale, perché era speciale, però era anche umana sotto tutti i punti di vista. Veniva incontro, andava incontro alla gente, andava incontro a tutti. Con noi era molto normale, non aveva degli atteggiamenti particolari, diversi da quelli che potevano essere quelli di una zia, non certo la zia quella zia semplice o tranquilla, zia Rosalia per esempio, facendo un nome così a caso. Era prima di tutto una persona molto carismatica, anche questo è molto importante ribadirlo, perché aveva dentro di sé qualcosa che ti aiutava anche forse a capire qualcosa dentro di te. In più era una persona che ti trasmetteva tranquillità e ti trasmetteva qualcosa di speciale che altre persone non riescono a trasmetterti, forse perché era santa, no? Questo non lo so, però devo dire la verità, non mi è mai capitato di incontrare persone come lei, non perché era mia zia, ma perché era lei. E in ogni modo, forse Padre Sebastian, su quello che era raccontato della vita quotidiana di Madre Teresa, che io ho avuto la fortuna di andare a Calcutta, di vedere le suore a Calcutta e tutto quanto. Lavava da sola i suoi lenzuoli, devo dire la verità, perché nell'ordine di Madre Teresa non esistono lavatrici, tutte lavano a mano, la biancheria, i lenzuoli e tutto quanto. È una cosa molto semplice, molto ordinaria quello che sto dicendo. Però ribadisco che fino a una certa età Madre Teresa ha continuato a lavare i suoi lenzuoli a mano, perché diceva che i poveri più poveri non hanno la lavatrice e perciò anche lei si comportava come loro. Poi altre cose non so che cosa altro dire, mi sento un po' fuori, forse un po' fuori posto, perché effettivamente non sono abituata a stare così in pubblico a parlare a tutti voi e c'è gente molto più brava di me.
Non ho altro da dire, sono stata sono una donna fortunata perché ho avuto una zia speciale. Fantastico paese, Francesco dentro un quadro, mai, e tutto il cielo è sceso in terra, e uccelli a fronte ai piedi miei, buongiorno piccoli fratelli, felicità della tribù. Mi chiedo ma dove sei?
Grazie.